ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Foundation. Allora ragazzi, vi avevo portato questo gioco tantissimo tempo fa. Il gioco è stato aggiornato veramente, veramente tanto. Hanno aggiunto una marea di cose che sinceramente non ho neanche avuto il tempo di guardare in maniera approfondita. Le ho solo dato una lettura veloce. Direi assolutamente di riproporlo, visto che appunto è terminata la stagione dedicata a The Universe Sim. Vi vorrei portare appunto questa nuova stagione dedicata a Foundation, che farò sempre sotto forma di gameplay registrati, quindi non in live, per fare appunto un bel gestionale che, sapete, mi piacciono particolarmente. Abbiamo anche tante mappe rispetto a prima, possiamo scegliere fra colline, costiera, fluviale, montagna o valle. Mi ispira molto il fluviale. Proviamo, abbiamo anche la parte delle mod, che però, vabbè, adesso non ho mod installate, non ho neanche visto peraltro dove siano le mod. Eventualmente poi gli darò un'occhiata, magari vediamo se è il caso anche di inserire qualche mod. Non ho neanche visto, francamente non ho fatto caso se ci sia il workshop di Steam o cosa. Comunque, va bene, mamma mia com'è cambiato. Ragazzi, com'è cambiato, oddio, è tutto nuovo. Allora, qua va bene, e qua abbiamo, diciamo, tutto il tutorial, come posso impostare le catene di produzione. Vabbè, qua ci fa, insomma, vedere praticamente tutto il tutorial. Allora, io devo scegliere l'area. Tra l'altro dovrebbe, in questa nuova versione di gioco, dovremmo anche subire degli attacchi da parte di altri, di altre fazioni, diciamo, se non ho capito male. Io mi metterei magari qua, che ossia un po' d'acqua, che pietra e quant'altro. Quindi direi di prendere questa. Perfetto, dobbiamo costruire un centro villaggio. Allora, mo vediamo. No, questo è il luogo di lavoro. Direi che non mi interessa. Dove diavolo stavano? Ah, sono qua le costruzioni. No, elenco abitanti. Ok, sì, vorrei ah, era qua, ok, m'ero perso le cose. Allora, centro villaggio, perfetto. Dunque il centro villaggio lo metterei al centro del villaggio, direi, giustamente. Ok, Emily, Pierre, insomma qua abbiamo tutti i giovinotti che sono appunto arrivati. Mazza quanto si può zoomare, anche questa cosa è no vabbè, bellissimi li hanno fatti. Ma che spettacolo! Che spettacolo! Granaio, pozzo, campo di tagliapietre. Va bene. Allora, adesso sono tutti senza lavoro. Ok, così metto in pausa. Allora. Io farei il deposito del legname. Posso farlo qua, quello dei taglialegna. Lo metterei magari qua. Ok, devo ovviamente dare le zone di raccolta, giusto? Vediamo una... No, qua mi mostrava le aree. Ok, le faccio qua. Allora, estrazione. Farei questa, indubbiamente. Questa, indubbiamente. Non mi ricordo se devo mettere anche la zona di estrazione sugli alberi, ma mi sembra di sì. Quindi proviamo a fare così. Ok. Stanno facendo qualcosa? Sì. Ok, assegna... Ah no, giusto, devo assegnare i lavori. È vero, che scemo. Assegna un nuovo costruttore. Allora, vediamo. Emily, facciamo costruttore. Ok, Pierre, gli diciamo trasportatore. Mercante, carpentiere, direi che per adesso non ci interessa. Taglia legna. Spacca pietre. Sicuramente due raccoglitori. Per le aree facciamo un altro taglialegna e un altro raccoglitore. Perfetto. Ma adesso le aree ne ho qualcuno in più. Estrazione, terra proibita. In teoria dovrebbero andarmi a estrarre. Non mi ricordo se devo costruire qualcosa vicino all'estrazione. Forse sì. Allora, granaio. Rifugio per la raccolta. Sì, era questo che raccoglieva praticamente le bacche. Ok, come faccio a ruotare che... Non mi ricordo. Q, E, no. Questo no. R, no. Ok, come faccio a ruotarlo? Non ne ho la più pallida idea. Non so come si faccia a ruotare. Dopo lì vedrò di andare a ruotare. Vabbè, per adesso glielo faccio costruire così.
Dunque il pozzo, sicuramente un pozzo lo metterei. Lo mettiamo magari qua vicino al centro villaggio, dai. Sì, mettiamo il loro pozzo qua, perfetto. Vabbè, ah, control più movimento orizzontale del mouse. Ah, così su rotava, è vero. Ok, adesso mi sto piano piano ricordando. Scusate ragazzi, ma come detto, non è assolutamente così semplice ritornare su un gioco dopo mille anni che non ci si gioca più. Dunque, campo dei tagliapietre, ovviamente questo lo devo fare. Quindi vabbè, questo ruotarlo ci importa poco, quindi direi di metterlo qua. Lo mettiamo qua vicino alle pietre, così almeno siamo a posto. Va bene, come si mandava? Allora, aumenta la velocità. Dai, mettiamo un po' la velocità perché... Ok, fino a 3 può andare, perfetto. Allora, ho una nuova missione. Aspetta che mo dobbiamo capire le missioni. Produci bacche. Sì, devo fare le cose, ok. Definisci una zona di estrazione, taglia legna, bla bla bla. Va bene. Allora, poi mi servirebbe ovviamente la segheria, che io magari metterei sempre qua, vicino al capanno, insomma, dei taglialegna. Dai, mettiamogliela qua. Dunque, adesso dovrei avere tutto. Mi mancherebbe il granaio, che vorrei fare. Io il granaio lo farei sempre qua in mezzo al villaggio, magari. Così da... lo potremmo mettere così, in modo da poter storare e poi commerciare tutte le nostre risorse. Mettiamolo a costruire qua. Perfetto. Perfetto, naturalmente su questo gioco, ragazzi, per chi non lo conosce, è un gestionale, diciamo, su un villaggio medievale, quindi noi lo sentite anche del resto dalla musica sotto, tipicamente medievale. Noi praticamente dobbiamo appunto gestire, far crescere il nostro villaggio medievale, cercando ovviamente, come sempre, di dargli tutte le risorse di cui hanno bisogno, assegnandogli, come vedete, i lavori, le zone di taglio della legna, scavo della pietra e quant'altro, e preoccupandoci ovviamente poi anche del cibo, dell'allevamento, visto che hanno aggiunto anche le mucche, che prima non c'erano, c'erano solo le pecore, mi sembra, per la lana. Adesso hanno aggiunto anche le mucche per quanto riguarda il latte, quindi avremo anche la produzione del latte. Il gioco comunque è ancora in alfa, lo vedete qua in basso, è all'alfa 1.4.6, quindi insomma sta ancora procedendo, però c'è comunque l'italiano, quindi anche questa è un'ottima cosa. E potrei mettere magari qua dove c'è la strada la bancarella del cibo, e adesso riesco a mettergli la tenda, così è più carino. Decisamente più carino. La bancarella dei beni, anche questa la mettiamo magari qua, la metto un po' vicina perché cerco di risparmiare un po' di spazio, e gli metto la tenda rossa. Oh, perfetto. Poi mettiamogli qualche barile estetico, mettiamogli magari una panchina qua, giusto se la gente vuol venire poi a riposare. No vabbè, ma che figata. Che cavolo di figata! E magari gli mette... Beh, il recinto lì non ha molto senso. Magari glielo potrei mettere qua nel mezzo. Un recintino, giusto per far capire che non possono andare tra una bancarella e l'altra, praticamente. Come gliel'ho messo? Sì, non so se me l'ha messo il recinto, ma... Ok. Vabbè, avvia costruzione, perché non me lo fa? Ah, è perché non ho l'oro. Mannaggia, non ho l'oro. Ok, sblocchiamo la rotta commerciale. Commercio abilitato. Ok, quindi possiamo dare magari qualche asse di legno, diciamo un 5 assi di legno. E cosa possiamo dare? Magari un 5 di pietra, giusto per iniziare a commerciare un attimo, ragazzi, perché stiamo veramente perdendo un po' soldi. Vendi oppure compra. Ok, quindi vendi. Vendi tutto ciò che è al di sopra del valore. Cosa vuol dire che è al di sopra del valore? Non so, proviamo a mettere a 20. Vediamo cosa succede, ragazzi, perché non lo so. Vendiamo. Ok, si seleziona di qua la vendita o l'acquisto. Va bene, quindi in teoria spero che inizino ad arrivarmi un po' di soldi, ragazzi, perché sennò... Siamo sotto di 107, bel casino, non me lo ricordavo. Ah, costo iniziale nessuno, ah ok, solo se metto la tenda costa. Via costruzione, ma vada via chap. Vabbè, però la tenda mi piace, una tenda costa 50 così d'oro. Mortacci sua.
Vabbè, ok. Comunque adesso col mercato, con la vendita del cibo, dovremmo in teoria riuscire a diciamo guadagnare un po' di più e quindi non avere troppi problemi di soldi. Quindi un mercante già ce l'abbiamo, vediamo di aumentare il tempo così li facciamo costruire in fretta e fuori il mercato. Dai dai, date la priorità, su, bravi, andateli a martellare, martella, martella, martella tu che martello io e siamo a posto. Ma non so come funziona il mercato, se devo dirgli io cosa vendere o cosa. Ah sì, bacche o pesce, e bacche o solo le bacche, quindi il mercato del cibo mi va a vendere le bacche. Infatti ecco qua il nostro Jacques, 21 anni, portati malissimo peraltro, maschio, nuovo arrivato, felicità mica tanto, mi godo il tempo libero, come tempo, è appena iniziato a lavorare già va in pausa, mani mortacci su questi, vabbè vabbè. Comunque questo va bene, ce l'abbiamo. Ora il mercato, dove diavolo sono finito io? Dov'è il mio... dove cacchio sono sparito io? Ma ah no, ok, qua, oddio, me l'ho perso nella mia stessa mappa, va bene. Volevo dire, il mercato, quello diciamo dei beni, non so quanto possa servire, ma per sicurezza lo costruiamo, se non me lo fa pagare, ovviamente, perché sennò si attacca a sta cefola. Dunque, mercato, proviamo la bancarella dei beni. Vende beni, tipo... ah, di risorsa agli abitanti, costo iniziale 50 di oro. Questo però mi sa che... no, mi chiede sempre 50 di oro, anche se faccio solo la bancarella, quindi... niente, questo purtroppo non posso farlo, però credo che l'importante è che ci sia comunque il mercato, insomma, del cibo. Ma dato che noi abbiamo tanti lavoratori, io non posso dargli un altro mercante, così magari si fanno i turni, perché sennò... cioè, questi mi rimangano sempre... il mercato mi rimane vuoto, l'ho appena messo, mannaccia miseria, fatemi guadagnare, c'ho zero monete d'oro qua. Oh, bravissimo. Chi è? Reinhard, 19 anni, portati ancora peggio di quello. La madonna, l'assalto. L'assalto al mercato, ok, 19 anni, portati veramente peggio di quell'altro. Il regno riconosce i tuoi sforzi nello stabilire il tuo insediamento. Sono il tuo umile servitore. Perfetto, perfetto. Spè, che qua sta andando tutto troppo veloce, non so cosa sta succedendo. Allora, hai una nuova missione, sblocca magazzino, va bene. La nuova zona rimboschimento è disponibile, perfetto. Lo splendore del tuo villaggio ha sbloccato il livello di contenuti sbloccabili. E va bene, e devo anche adesso fargli costruire la casa, quindi dovrebbero essersi sbloccate un bel po' di robe. Intanto abbiamo 198 monete, ok, abbiamo grande, ok, campo dei tagliapietre, va bene, rifugio per la raccolta, rifugio dei muratori, produce pietra levigate, questa assolutamente la facciamo e la metterei magari sempre qua. Come l'ingresso qua non si capisce molto come l'ingresso, comunque io lo metterei qua vicino alla spiaggia, che è anche una zona diciamo della pietra. Ok, campo dei guardaboschi. Ok, questo credo che faccia il rimboschimento per l'appunto, per cui lo metterei magari qua. Perfetto, allora nelle zone io adesso ho la possibilità di mettere finalmente il residenziale, quindi potrei mettere un po' di residenziale qua dove c'è il mercato. No, qua no, perché volevo fare l'altro mercato, quindi mettiamo qua. Potrei iniziare a metterlo magari qua dietro, perfetto, e vediamo di farci la casa. Qua purtroppo è terra proibita, non me lo fa mettere, ok, e il rimboschimento lo metterei magari tutto qua attorno, magari lasciamo fuori la strada, ok, e lo mettiamo qua dove già avevamo gli alberi che appunto abbiamo tagliato. Qua, a differenza di The Universe Sim, nel momento in cui loro diciamo hanno dei materiali migliori, si vanno ad upgradare la casa in automatico, quindi qua potete vedere proprio anche visivamente diciamo l'avanzamento tecnologico, chiamiamolo così, del vostro villaggio. Quindi è una cosa che mi è sempre piaciuta veramente veramente tanto. Infatti vedete, lui si costruisce la sua prima casa ed ecco qua, livello casa 1, densità 1, ok, autorizza aggiornamento densità abitativa. Vedete, quando hanno questa spunta, e qua mi piace molto perché potete decidere in base alle risorse che avete, e dovrebbero farlo anche su The Universe Sim, se upgradare in automatico la casa
flaggando, diciamo, questa spunta, oppure se volete lasciarla così perché magari le risorse servono a voi per costruire altro, togliete la spunta alle case e loro non se le vanno ad aggiornare. Quindi, come detto, una cosa veramente veramente bella, secondo me questa è molto molto intelligente peraltro, quindi apprezzatissima come cosa. Allora io gli farei costruire qua intanto la loro zona residenziale, perché se no, vedete come loro hanno bisogno comunque di spazio per costruirsi le case, guardate che roba. Sono già andati appunto a costruirsi un bel po' di case, quindi diamogli una bella zona. Allora qua stanno già, avete visto, hanno già piantato i nuovi alberi, bellissima sta cosa, veramente veramente bella. Ok, allora la zona di rimboschimento io la allargherei anche a qua sinceramente, perché tanto voglio dire, qua spazio ne abbiamo, non possiamo costruirci case, per cui cerchiamo di allargarci con questa zona magari anche fino a qua. Perfetto, c'ho sempre la mosca, mannaggia, che mi ronza qua intorno, ce l'ha con me. Ok, qua sui beni non so cosa possiamo... No, in realtà qua non possiamo vendere ancora nulla, però vabbè, quantomeno il mercato ce l'abbiamo già qua. Ora io questo vorrei modificare mettendogli almeno una tenda rossa. Dai, mettiamogli la tenda, visto che adesso possiamo. Su, facciamo avvia costruzione, così almeno la tenda gliela mettiamo, che è decisamente, decisamente più carina. E vedete che loro iniziano a costruirsi, bellissimo, le loro casettine. Ok, abbiamo parecchia gente in più da quello che ho potuto... No, in realtà solo uno, ok. Dunque, metterei magari un altro muratore, perfetto. E eventualmente possiamo anche vedere nel commercio, se abbiamo qualche altra risorsa in più, di andarla anche a vendere. Legno non lo venderei, anche le aste di legno teniamo a 5 perché possono servire a noi, e noi il legno impieghiamo comunque tempo per poterlo fare. Pietra levigata ne abbiamo? Queste sono le assi, ne abbiamo 50. Pietra levigata mi sa che non l'abbiamo ancora fatta, però magari vendiamone 5, dai. Sì, vendiamone 5. Ok, qua dovremmo in teoria fare rifugio dei muratori, esatto, dove dovremmo produrre esattamente la pietra levigata. Perfetto. E io magari, se ho qualcun altro, sì, ottimo, lo vado a mettere. Produce pietra levigata, facciamogli fare anche lui il muratore. Ok, così abbiamo tre muratori che mi dovrebbero poi andare qua dentro. Ah, ma qua ne può solo uno. No, che niente, come non detto. Pensavo ne potessero andare di più, allora mi conviene farne due di pietre, di queste cose qua che tengono la pietra levigata. Facciamone un altro, perché uno effettivamente è un po' poco come produzione di pietra. Quindi il rifugio dei muratori lo potrei mettere magari un po' più indietro, mettiamo in riva al mar, al fiume, quello era il fiume in realtà. Va bene, e quindi qua abbiamo... Perfetto, l'altra sua zona. Allora, io però gli aumenterei il residenziale, perché sennò qua loro, ragazzi, non riescono assolutamente a fare nulla. Quindi a sto punto io tolgo questa zona qua di estrazione. Ok, la tengo lì. Questa zona qua la tolgo. E gli faccio tutta zona residenziale, perché sennò i miei abitanti non hanno laddove costruirsi la casa. Tanto gli alberi li demoliscono man mano che si... costruiscono le case, quindi è abbastanza inutile. Ok, mettergli qua la zona di raccolta. Perfetto, così loro dovrebbero andare in automatico a costruirsi le loro casettine. Beh dai, già il nostro villaggetto direi che sta iniziando a prendere forma. Loro si stanno costruendo tutte le loro cose. Il pozzo c'è, fornisce l'acqua, va benissimo, le casettine le hanno. Abbiamo il mercato con la tenda rossa. Beh, bellissima sta cosa. Ok, abbiamo il mercato con la tenda rossa. Direi di mettere anche un altro rifugio per la raccolta, perché iniziamo ad essere un attimino scarsi con le bacche, siccome le vendiamo pure. Quindi ne metterei magari un altro qua. Sì, lo potrei mettere anche così vicino, almeno, ok, sì, danno una mano. E qua metteremo appunto altri lavoratori, tanto dovrebbero poterci andare più di uno, e le risorse da quello che vedo sono rimaste infinite, diciamo, come lo erano un tempo. Almeno non credo che cadano, cioè scendano di numero. Qua non mi dice nulla in termini di risorse, quindi penso che
le risorse effettivamente rimangano. Va bene, va bene. Allora, beh, potrei eventualmente un muratore, che tanto ce l'ho in più, gli faccio fare il raccoglitore. Ok, stanno completando le case. In realtà abbiamo già 28 persone, casette ne abbiamo un po' poche. Però, insomma, piano piano dovrebbero andarsi a costruire. Dovremmo riuscire a espanderci, ma per espanderci, ci costa 500 d'oro. Bene, abbiamo 400, non è che impiegheremo tantissimo a fare questa prima espansione, però non sarà, insomma, un grandissimo problema. Va bene, ragazzi, allora facciamo una cosa. Io direi che comunque posso concludere qua questo primo gameplay, appunto, di questa nuova serie dedicata a Foundation. Spero che vi faccia piacere, perché in tanti me l'avete chiesto, appunto, in questi mesi, visti gli aggiornamenti. E quindi, dato che adesso abbiamo completato la serie di The Universe, ho pensato di riproporvelo, per cui spero vi faccia piacere. Se così, naturalmente, vi invito come sempre a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e se vi va seguite anche su Instagram, lo troverete qua sotto in descrizione. Detto questo, io vi saluto, noi ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!